Napoli soffre contro l'Udinese che al 41esimo minuto va in vantaggio. Perita apre per Zampano, assist che affetta la difesa del Napoli e trova l'altro capo dell'area, Jakub Janko, per la rete dell'1-0. Quarto centro in questo campionato per Janko, ma il Napoli impiega 5 minuti a pareggiare con la gran giocata di Lorenzo Insigne. Controllo a smarcarsi da Nauting e palla in buca d'angolo. Rete del pareggio, l'ottavo gol in questo campionato per Lorenzo Insigne. Il Napoli però parte male anche nel secondo tempo. Secondo assist di serata per Zampano e rete, la prima in Serie A per Svante Ingelsson. Arriva però la notizia del gol del pareggio del Crotone con Simi e letteralmente il San Paolo porta gli azzurri alla vittoria. Comincia il lavoro su azione da calcio d'angolo. Raul Albiol, secondo centro nel suo campionato, al minuto 64. Passano 6 minuti e Arkadiusz Milik, titolare di serata al posto di Dries Mertens, conferma l'ottimo momento di forma dopo la conclusione di Kai Hohner, spinta corta da Albano Benjamin Bizzarri. Arriva il terzo gol in questo campionato per il polacco. Finisce il lavoro di serata per il Napoli ancora dalla bandierina. Il colpo di testa di Lorenzo Tonelli al terzo gol in maglia azzurra in Serie A. 4-2 Napoli.